Come ha detto quello scrittore napoletano, là? Come si chiama? Diceva che noi torresi stiamo in mezzo tra la montagna e il mare. Se il Vesuvio non vi incenerisce, gli ha affnetto quanto mucchi pisci. Mi chiamo Serra Maria. Sono nata il 1° luglio del 77. Papà era già morto da un mese e mezzo con un proiettile in testa. Ciao papà. Quella puzza di rose che appassivano davanti alle fotografie. Quella puzza era l'aria di casa mia. Eccoci qua, buonasera, benvenuti, grazie. Questa un po' dove l'uomo domina la scena, è troppo incentrato. Tu quel film lo hai completamente ribaltato, insomma il concetto l'hai completamente ribaltato, perché la tua femminilità, la tua immagine di donna, di madre, di moglie, eccetera, è davvero meravigliosa. E poi che cosa, ti chiedo subito, che cosa ha significato fare sostanzialmente la mamma di Paolo? Allora, innanzitutto sono stata felice che mi sia stato dato un ruolo così scritto bene, perché non l'ho mai saputo fare da ragazza, per cui ho dovuto apprenderlo. Io ti ho chiamato subito, io sono pro lezione, lezioni di canto, lezioni di danza, lezioni di francese, lezioni di tutto, sempre pro lezione. Allora a un certo punto ho detto alla produzione, pagatemi tot lezioni con questo giocoliere e io imparo a fare questo lancio delle tre arance e a far volteggiare le arance in aria. Però era anche una mia grandissima preoccupazione, perché Paolo non mi chiedeva tipo stai studiando le battute, hai letto il copione, no, ogni volta attraverso il suo assistente, l'aiuto, mi diceva stai prendendo lezioni di giocoleria. E dicevo sì Paolo, sto studiando. E ho studiato un mese e mezzo per poi affrontare la prima scena, che è quella della tavolata, dove c'è riunita tutta la famiglia, ed era la prima scena a settembre, per cui avevo studiato un mese e mezzo, insomma non ero ancora prontissima. L'ultima, no? Come quando uno va a bere lo spritz, dico io, perché io sono un po' polemica, dico che lo spritz costa più di un biglietto del cinema, per cui bisognerebbe a volte fare un aperitivo in meno. Però questa è la mia visione, perché penso che vedere un film in sala sia un'altra cosa, un'altra esperienza rispetto a vederlo a casa. Già morto da un mese e mezzo con un proiettile in testa. Satiel, ma non se le cuoce lei, no? Come facesse? Allora la mattina si alza, si lava, si pettina e comincia. Questa è una scuola parificata. Sono l'assistente di luogo, un maestro di fonderia che faceva canottaggio con papà. Lavoro ma non percepisco stipendio, mi serve solo per fare punteggio. Così il prossimo concorso. Il corallo è il termometro della salute dei bambini, in effetti allora. In che materiale lo fa? Noi lavoriamo il corallo mediterraneo. Stai sfavoricissimo.